Sludel secondo Salazar. Dico l'eretico perché Sludel è uno strumento che è stato creato essenzialmente da varie università per scopi didattici, ma secondo me, secondo molti altri, ha una potenza incredibile anche per poter essere impiegato in moltissimi altri scopi. Infatti adesso vedremo. È una cosa che sembra complicatissima, ma in realtà alla fine, alla resa dei fatti, è utilissima ed è facile da usare, soprattutto per gli utenti che possono usarla. Allora, cos'è Sludel? Ok, Sludel è un acronimo di una cosa molto complicata. Chi vuole può andarsi a informare, è una cosa legata all'esperienza di insegnamento virtuale. Ma nel contesto che interessa a me in questo video, per quello che è il concetto che è importante. Unisce l'esperienza di organizzazione di un corso web con l'esperienza Second Life. Il corso web in particolare viene fatto attraverso Moodle, che è un'esperienza open source GPL, quindi estremamente open source. E Sludel è ancora più open source di Moodle. Quindi diciamo che noi uniamo l'esperienza del web, quindi l'esperienza che abbiamo conosciuto negli ultimi 10 anni, con l'esperienza 3D, l'esperienza incredibile che abbiamo in Second Life. Quindi serve per realizzare delle esperienze, quindi elementi esperienziali tipici di Second Life, quindi permette di fare insegnamento. Questo sicuramente, però ecco, la cosa che io vedo e che non solo io, ma anche i creatori di Sludel vedono estremamente interessante è la possibilità di poter fare conferenze, dibattiti, mostre, musei virtuali, creazione di esperienze condivise, blog collettive e, come dice questo slide, chi più ne ha più ne metta. In parole povere, è comunque un sistema per la distribuzione della conoscenza che usa il meglio del web e dell'esperienza 3D. Allora, cosa offre questo strumento? Dunque, lo strumento Sludel, per chi vuole capire subito, insomma, in 2 righe, che cosa è possibile fare con Sludel al momento attuale, siamo a luglio 2009. Anche se ci sono delle cose che qui non sono citate, comunque le cose più importanti, cosa abbiamo? Abbiamo una chat condivisa web Second Life, cioè è possibile, diciamo, da Second Life chattare e avere l'esperienza di chat condivisa sul web di Moodle. Ora anche Skype, nel senso che grazie al lavoro della comunità italiana di Sludel.it e soprattutto di Giunta, coimè. Abbiamo questo cosiddetto web intercom che permette di avere la condivisione, cioè le informazioni, cioè chi parla via chat viene replicato, relayato sia su Second Life, sia sul web e sia su Skype. Questo è importantissimo per molte cose perché permette di depositare l'esperienza in un posto predefinito. Abbiamo dei presenter dove possiamo distribuire e visualizzare delle diapositive, tipo anche questa, dei filmati YouTube. Abbiamo un distributore del materiale delle lezioni, nel senso che è possibile distribuire in maniera automatica le lezioni. Possiamo fare dei sondaggi visuali, possiamo fare dei quiz. Ecco, questo discorso dei quiz, per esperienza che abbiamo avuto, è estremamente importante perché permette di giocare e giocando, almeno la percezione è quella del gioco e anche della competizione o del videogame, eccetera, ma nello stesso tempo permette di autovalutarsi e di soprattutto di strutturare un sentiero di conoscenza collettivo, per cui la conoscenza non è più vista come una cosa noiosa, ma come una cosa interessante. È possibile anche gestire i compiti lasciati a casa per gli allievi ed è possibile, ecco, questo l'ho lasciato in fondo, ma in realtà dal punto di vista di Moodle e di Sludel è abbastanza importante. È interessante, scusate, è interessante la possibilità di definire chi partecipa al corso. Quindi
Quindi la registrazione delle persone che partecipano a un corso, quindi il censimento degli allievi, in modo tale da poter gestire e verificare come questi allievi autoapprendono. Poi abbiamo dei glossari, che sono degli strumenti, i glossari sono quelli che permettono, attraverso il metagloss, di definire il linguaggio che si sta usando. Ci sono degli strumenti ausiliari che permettono di definire le espressioni facciali, tipo mi annoio, mi interessa, ho una domanda, voglio alzare la mano, voglio fare una domanda. E poi ci sono tutta una serie di strumenti che permettono di condividere l'informazione, di pubblicare l'informazione. Quindi, ad esempio, noi abbiamo un free mail che è uno strumento che permette di pubblicare dei blog. E lo Sludel Tool, che è uno strumento che permette di pubblicare anche lui in maniera grafica, battendo sulla chat, insomma, delle informazioni. Inoltre abbiamo, sempre allo stato attuale, dei sistemi molto interessanti per esplorare l'ambiente. Quindi cliccando su qualche cosa si vede cosa succede. Poi andiamo a vederli uno per ciascuno, sia pure in maniera molto veloce. Nel corso di queste slide. Ecco, una cosa che è importante prima di andare avanti con quello che sarà, insomma, la gestione di queste slide. Allora, noi adesso di fatto gestiremo e vedremo questa parte, la parte relativa agli studenti o ai partecipanti. I partecipanti sono delle persone che partecipano al corso in maniera, diciamo, molto semplice, quindi possono partecipare al corso, partecipano ai blog, ai forum, fanno dei quiz, si registrano nel caso, oppure addirittura non si registrano, quindi ci sono degli partecipanti ospiti che addirittura non conoscono nulla dell'aspetto burocratico. Queste diapositive sono tutte incentrate su questa parte. Ma vi farò vedere adesso quali sono anche le parti che non tratteremo. A mio avviso, secondo molti, il fatto che Sludel consente l'accesso agli ospiti è una delle cose più potenti, perché non è. Sì, in alcuni contesti può essere importante limitare gli accessi, ma in generale il fatto di poter aprire l'accesso a tutti è una delle cose più interessanti della conoscenza. A parte l'aspetto degli studenti, ci sono poi degli altri ruoli che sono i ruoli dell'organizzatore, quindi l'organizzatore dei corsi Moodle Sludel, e qui abbiamo fatto poi ho fatto anche delle slide che descrivono il percorso che deve fare. Questo organizzatore, cioè l'insegnante in pratica, crea i corsi, realizza gli oggetti in SL. Tiene lezioni, fa i quiz, gestisce i blog e i forum. Poi lo vediamo. Abbiamo poi un'altra figura in Sludel che è l'amministratore tecnico del sito Sludel, che è la persona che installa, manutiene e coordina le difficoltà tecniche. È un personaggio anche lui, e tra l'altro non è banale. Installare e mantenere tutte le questioni del server. Quello che in termine tecnico si chiama sistemista, è un'attività abbastanza complessa che di solito non può e non deve, per molti casi, essere associato agli insegnanti. Gli insegnanti non sanno quasi nulla di queste cose qua. E poi ci sono la parte hardcore di Sludel, che sono gli sviluppatori e i programmatori di Sludel sono le persone che conoscono bene tutte le parti dell'informatica, eccetera, che possono intervenire. E possono correggere i problemi. In questo momento in Italia c'è Giunta, ci sono io, ci sono forse altre persone che hanno una conoscenza dettagliata. Ma torniamo alla parte di cui ci interessiamo stasera. Cioè, gli studenti cosa vedono alla fine le persone di questo famoso Sludel? Allora, dicevo, questa presentazione presenta un primissimo approccio. E faremo vedere cosa vedranno di fatto i partecipanti e gli ospiti. Ci saranno poi degli altri corsi, un 102 che descriverà cosa fanno gli organizzatori, un 103 che descrive presentazione per gli amministratori e un 104 per gli sviluppatori. 101 in inglese, vi ricordo, vuol dire semplicemente il corso base di un argomento. Quindi 101, 102, 103, 104 sono le varie versioni. Ed ecco, vediamo. Cominciamo dal vivo. Quindi la prima cosa che vedrete forse
di Sloodle potrebbe essere la cabina di iscrizione, sempre che chi abbia organizzato il corso abbia deciso di farla vedere, cioè nel senso che si può organizzare un corso senza che voi siate registrate in Moodle. Ma se poi vogliamo fare le cose serie, è opportuno che chi partecipa a un corso si registri. Quindi, che cosa vuol dire registrarsi? Vuol dire che quando vedrete questa cabina e se l'insegnante ve lo dice, dovrete cliccare su questa parte e cliccando su questa parte si apre una finestra web nel vostro browser e nella finestra web dovrete registrarvi nel sito Moodle con un'identità affinché possiate usare il corso. Ci sono invece dei corsi che non prevedono necessariamente questo iter. Ecco, vediamo uno dei strumenti principi di Sloodle, che è il presentatore. Il presentatore, questo è il presenter, è un sistema che permette di vedere delle diapositive. E queste diapositive vengono viste attraverso il sistema multimediale di Second Life, che è un sistema comunque, come molte cose di Second Life, è molto approssimativo. La cosa interessante è che se non riuscite a vederlo in Word, cioè dentro Second Life, avete sempre la possibilità di andare sul sito Moodle, se vi registrate, e sul sito Moodle potete vedere facilmente video YouTube e tutto il resto. Questo sistema è interessantissimo perché consente all'insegnante di potervi farvi vedere delle presentazioni in Second Life senza spendere soldi per il caricamento delle slide. Quindi il presenter è una cosa interessantissima. Arriviamo al web intercom. Allora, il web intercom è questa scatoletta che vedete. Questa scatoletta è un sistema che si collega al sito Moodle. Cliccandola, le persone, diciamo, danno l'autorizzazione affinché quello che dicono in chat, quindi non in voice, venga riportata anche sul sito Moodle e quindi rimanga una traccia di questa storia. Bisogna dare l'autorizzazione, quindi è compliant con la legge sulla privacy. E una cosa interessante, dal 31 maggio 2009, giunta Coimè ha fatto un'estensione a questo web intercom che gli consente di fare un relay, cioè rilanciare quello che dite in chat anche sul circuito Skype, che è uno dei più usati attualmente. Andiamo avanti. Ecco, questa forse è è una delle cose più carine da vedere visualmente. L'insegnante può creare un sondaggio in tempo reale e viene creato su Second Life un quaderno come questo, quaderno 3D, dove c'è una leggenda di tutte le possibili scelte. Qui ad esempio una cosa in cui si elencano i partiti che c'erano negli anni 80 in Italia, e poi le persone possono, cliccando sui singoli colori, in queste scatole colorate, possono fare una scelta, quindi si può fare un sondaggio in tempo reale. Questo può essere usato per molte cose, per vedere se la gente si annoia, per vedere chi conosce un argomento piuttosto che un altro, e le vostre capacità. Ecco, poi un'altra cosa interessante è che nello Sloodle Tool è possibile che le persone possano avere questo HUD. No HUD, sapete che è una cosa che compare sullo schermo, e poi cliccandolo potete, ad esempio, alzare la mano, fare un wave, che vuol dire una richiesta di attenzione più spinta, un saluto, dice guarda, chiamami ancora, applaudire perché mi piace quello che stai dicendo, non sto capendo, in inglese vuol dire non riesco a capire, yes, ho capito, no, non ho capito, ho capito perfettamente, quindi got it, l'ho capito in pieno. E questo è un nod off, cioè un annuisco, nel senso che sono in accordo con quello che dite voi. Questa cosa qua, cliccando queste cose, le gesture corrispondenti vengono fatte dall'avatar e danno una sensazione di realismo che è interessante. Questo permette di Questo permette di gestire un comportamento interattivo e anche se non sembra interessantissimo, comunque crea un diversivo, insomma, cioè una cosa che in Sloodle è sempre interessante.
Andiamo avanti, si possono creare dei diari di viaggio. Con Sludal Tool, che è quella che abbiamo visto prima che permetteva di alzare la manina, si può cliccare sulla parte blog, prima abbiamo visto le gestures del Classroom Gestures, invece facendo blog è possibile postare un articolo sul blog di Moodle, qui bisogna avere un'identità su Moodle, quindi bisogna essere registrati, e poi man mano si può scrivere, siamo qui al corso a Pergola, Pergola è il posto in cui siamo, qui vi fa vedere praticamente la lunghezza in caratteri che si possono scrivere, alla fine con Save Changes tutto viene inviato al sito. E si può sempre con questo strumento vedere quali sono gli avatar vicino con l'identità reale conosciuta dal sito. Mi hanno fatto notare che è una cosa abbastanza interessante. Andiamo avanti. Nel momento in cui si fa un post sul blog, voi andate sul blog, cioè sul sito di sludal.it Moodle nel vostro corso, e nella vostra persona c'è, cioè la persona che ogni avatar iscritto ha automaticamente associato un blog dove può scrivere le sue impressioni. Quindi io ad esempio sono l'amministratore utente che ha questo avatar, questo è il mio primo blog, e qui ho scritto con il HUD delle informazioni che mi vengono riportate, e posso questa cosa qua è ciò che appare sul web. Okay? Quindi praticamente attraverso l'UD che abbiamo visto prima si possono scrivere delle informazioni sul web di Moodle. Andiamo avanti. Ecco, Freemail è un'altra cosa, foto di viaggio lo chiamo io, è un sistema per cui, utilizzando la caratteristica importante del client Second Life, che permette di mandare una istantanea agli amici, in realtà cosa faccio? Mando la snapshot, e nella snapshot la mando a un indirizzo predefinito, in questo caso sludlit@gmail.com, un indirizzo configurato in maniera opportuna, mi inserisco la mia email di partenza, il mio nome, e poi nel soggetto metto il nome utente e la password che ho sul sito Moodle. A questo punto c'è sicuramente la foto di quello del punto in cui sono, e poi posso scrivere un commento. Cliccando su invia, questa cosa viene inviata al sito, e quindi sul sito web, vedete qui siamo nel sito web, compare la foto che ho preso e il commento che ho mandato e anche la slurl, e questo è una cosa importante. Tutto questo appare entro 5 minuti perché c'è un processo sul sito di sludal.it che parte ogni 5 minuti proprio per prendere queste informazioni. Poi un'altra cosa importante, verifica i compiti. Allora, è possibile che l'insegnante possa definire dei compiti da dare agli allievi. Allora, in quel caso bisogna prima toccare questa urna, bisogna toccare, nel momento in cui l'ho toccata mi dice waiting for submission from e il nome del vostro avatar. Allora, a questo punto dovete fare Ctrl Shift prendendo l'oggetto del vostro inventory e mettendolo dentro questa scatola. Facendo così poi l'insegnante o l'organizzatore vedrà quello che voi avete messo dentro e potrà fare delle valutazioni. Quello che mettete dentro dovrà essere un oggetto full permission e il creatore deve coincidere con l'owner, altrimenti non funziona, vi dà un errore. Andiamo avanti. Una volta inseriti i compiti, l'organizzatore potrà vedere che qualcuno ha messo un oggetto con questo nome e potrà vedere chi l'ha fatto. Adesso qui non si vede in questa finestra, però si vede che è stato messo dentro il prim drop un certo oggetto da un certo avatar, e quindi anche dal sito si potrà vedere se le persone hanno consegnato i compiti. La quiz share invece è il cavallo di battaglia di Sludal, che io uso sempre per far capire quanto sia divertente e interessante. Vedete, questa è la nostra quiz share. Sedendoci sopra, basta sedercisi, la sedia vi riconosce di solito e vi pone un quiz, quindi vi dice, fa una domanda e all'interno delle possibilità, se rispondete correttamente la sedia si solleva, va su, e se rispondete non correttamente rimane lì. Quindi tante persone con tante sedie
il più bravo va più su e quindi c'è un attimo di competizione, ma più che la competizione direi di divertimento, perché è una cosa interessante. Il gestore del corso, quindi io nel fattispecie, può andare nel sito e vedere persona per persona qual è stato il risultato, quali domande ha fatto e quanto è riuscito a rispondere. E quindi, ad esempio, qui abbiamo due persone che hanno risposto correttamente e una persona che non ha fatto mancato di quiz. Comunque si sa esattamente il giorno, l'ora in cui l'ha fatta, il tempo che ha impiegato per fare tutto il quiz. Insomma, ci sono tutta una serie di informazioni estremamente importanti. I quiz possono essere fatti non solo con la sedia, ma anche attraverso questa sorta di ceppo in cui si rezza davanti a tutti una domanda e si può rispondere in maniera pubblica. E quindi rispondendo in maniera pubblica si vede qual è la domanda giusta. E questo può essere anche un modo per suggerire i quiz che poi verranno fatti localmente o per esplorare i quiz una volta fatti. Il QuizHood è una cosa leggermente laterale, io l'ho messa come esplorazione per i musei. In pratica è un HUD che voi vi mettete nella vostra interfaccia del client. Man mano che voi esplorate l'ambiente, se cliccate su un oggetto, sullo HUD, attraverso lo streaming vi compare una sorta di mini pagina web in cui c'è una foto, un titolo e una descrizione, quindi vi permette di esplorare queste cose. Questo quiz si chiama QuizHood perché oltre alla parte di esplorazione abbiamo anche l'aspetto di quiz. Cliccando su quiz compariranno dei quiz in cui ci saranno delle risposte dalla A alla F La persona può cliccare su questa linguetta e quindi capire che cosa, cioè segnare la risposta. E poi. Dopodiché, ecco, il QuizHood attraverso il sito web, questa è la pagina con cui si gestisce l'esplorazione, in cui si dice il testo, l'immagine che deve comparire e via discorrendo. Quindi questo diciamo un po' per gli organizzatori, si vede come riescono a farlo. Invece questo è un esempio del quiz gestito come quiz, cioè se abbiamo una domanda che ha tre risposte, A, B e C, voi potete cliccare su A, B o C e lui vi dirà che su due domande avete fatto un tot per cento esatte. E poi il gestore del corso, l'organizzatore, potrà vedere chi ha risposto e come. Quindi questo può essere interessante. Tenete conto che il QuizHood è ancora leggermente fuori da Sludel, però può avere ottime cose, ottimi sviluppi. Poi ho il metagloss, ho detto prima che è possibile definire un glossario. Il glossario è uno scatolo in cui le persone possono chiedere a questo scatolo di definire dei concetti o delle parti di concetti. Ad esempio, ho fatto un glossario che parlava di frame, quindi cercando F frame ti dice cos'è il frame, cos'è la risoluzione e via discorrendo. Una cosa interessante perché così la gente che partecipa al corso sa cosa sono le cose che si stanno dicendo. Poi abbiamo ancora il distributore, che è un metodo per dare del materiale della lezione. È semplicemente quello che chiamo un frigorifero. Cliccandolo si può dire: attenzione, diamo un oggetto piuttosto che un altro. Quindi le note card del materiale della lezione e i partecipanti possono avere e conoscere questa cosa. La cosa interessante di questo distributore è che abbiamo una gestione del sito, cioè l'organizzatore dal sito riesce a vedere quali sono gli oggetti e riesce eventualmente, quindi o l'insegnante o anche la persona che partecipa al corso, andare dentro il distributore e chiedere di avere mandato in Second Life un certo oggetto.
quindi mandami questo oggetto, e questo è un modo di fare che è tipico e simile a quello che, al modo in cui funziona Xtreet, cioè nel senso che io c'ho, in realtà non devo mettere un dispenser veramente su Second Life, basta che ci sia da qualche parte, ma chi vuole un oggetto basta che vada sul sito e mi clicchi, e quindi in Word, cioè in Second Life, ottiene quella cosa. Queste sono le cose in add-on. In Sludel in realtà abbiamo, questo ad esempio Sludel IT, abbiamo un corso, dentro i corsi c'è sempre un forum. Ecco, questa è la cosa interessante, che chi partecipa a un corso dovrebbe sempre cercare di partecipare ai forum per capire come andare avanti, fare critiche eccetera, e nel forum è possibile fare degli approfondimenti, aggiungere dei file come questo in cui ci sono delle informazioni aggiuntive e fare delle discussioni organiche. Questo è estremamente interessante. Sempre nel Moodle abbiamo associato un corso e anche un wiki per formare, insomma, un po' di competenza collettiva. I wiki sono cose abbastanza consolidate, non le stiamo a spiegare in questo corso, però in pratica è possibile definire delle pagine intermedie in maniera semplice, quindi vai a prova, diventerà una pagina che ci avrà un link a questo articolo. È perfetto, quindi a questo punto abbiamo finito, quindi arrivederci su Sludel 102 per gli organizzatori. Cioè, chi usa Sludel di fatto, cioè gli utenti, quindi gli allievi o i partecipanti, dovrebbero aver visto in questa presentazione tutto o quasi, insomma, le cose nuove ovviamente no, mentre invece gli organizzatori dovranno sorbirsi le prossime diapositive. Saluti a tutti.